Dunque lo sforzo di ognuno di noi è necessario affinché si possa costruire una società in cui violenze, stravolgimenti e separazioni di famiglie non trovino più posto. Un'Italia in cui l'odio razzista non sia considerato il problema dell'altro, ma di tutti, su cui le istituzioni e le più alte cariche dello Stato che ci rappresentano e che operano per e assieme a noi concentrino i loro sforzi e su cui poggiare la trave portante della casa, della nostra casa comune che si desidera costruire. È questione di identità da esprimere appieno anche nei momenti più difficili del ciclo delle nostre vite, così magistralmente dipinto da Gustav Klimt, artista degenerato per i nazisti.